di questo tipo, dove la politica è diventata ragione strumentale, penso che l'arte sia l'unica soluzione per sostituire questo vuoto. Perché? Perché l'arte, a differenza della politica, non può essere ridotta a una verità assoluta. Come tale, l'arte, per funzionare, ha bisogno di identificare, di conoscere, di interpretare, di andare oltre l'interpretazione della realtà e proporre anche un valore etico particolare. Se non funziona, non è arte. L'arte, se non è arte, cade. Quindi l'arte ha un grande potere, perché, un potere di conoscenza, un potere di proposta e come tale può sostituire la politica. Siamo costantemente bombardati da segni e simboli che hanno come unico scopo quello di volerci indicare come agire, come credere e cosa approvare. Su entrambi i lati di ogni lastra di vetro è stato disegnato un simbolo con la gelatina zuccherata colorata che normalmente si usa per decorare dolci e torte. Si tratta di simboli che riassumono, in parte, le categorie dell'umano e del vivere moderno. Il simbolo della democrazia, della pace, dell'ideologia, della violenza, della famiglia, della morte, del denaro, della religione, della sicurezza, della solidarietà, della comunicazione, dell'informazione e così via. Dopo aver completamente ingerito il simbolo, ogni coppia manda in frantumi la lastra. Il comportamento di queste persone che leccano rimanda all'atteggiamento generale e da ciò che il capitale e le multinazionali vorrebbero ottenere dalla moltitudine. Questa performance di Costantino Cervo rientra in una serie di lavori che hanno per tema l'etica della liberazione. Sono seduto davanti alla bandiera di Klaus-Peter Brehmer del 1970, una scena che sembra quella di un comitato di un gruppo terrorista tipo RAF o Brigate Rosse. Invece è un'opera d'arte, che non è certo meno dirompente perché è una proposta per una nuova bandiera tedesca. La cromaticità accenna alla ripartizione del reddito in questo paese. La parte gialla simboleggia il grande capitale, quella rossa il ceto operaio e la parte in nero il ceto medio. Quindi in questa bandiera vediamo le effettive ripartizioni del reddito in Germania. Vorrei dire che se il capitalismo, nella mia definizione, significa trasformare la vivacità in merce, quindi trasformare la creatività, l'individualità in un prodotto che poi si vende, a Berlino questo mutamento simbolico è stato portato al punto massimo. Ed è successo negli anni 90, il periodo in cui il capitalismo ha iniziato a trasformare la vivacità in merce e a sfruttarla proporzionalmente, cioè a offrirla sul mercato. Gli artisti non sono tanto innocenti in questo processo, perché hanno accettato le offerte del capitalismo e hanno avuto il piacere di farlo. Una trasformazione di questo tipo può avvenire solo se c'è una vittima e uno sfruttatore. E le vittime dello sfruttamento, anche se è solo simbolico, fanno una bella vita. Una vita di lusso, una vita da yuppie. Berlino è diventata un grande contenitore dell'io, dove ogni segmento della vita può essere riempito con progetti imprestati. E questo è, secondo me, il risultato della gentrification, perché l'accesso al capitale è già penetrato nell'anima e nella mente dell'uomo. Vale a dire, a questi artisti interessano i profittatori o i ristoranti alla moda? Determinante è che le risorse dell'individualità siano cadute nel campo visuale degli sfruttatori.